Alleluia. Quando Gesù fu pregare per gettare semi di pace, pregare perché con la forza di Dio nulla è impossibile. Papa Francesco invita così ad avere fiducia in Cristo perché è capace di abbattere i muri dell'inimicizia anche in terre martoriate come il Sud Sudan, dove era già in programma una visita ma non è stato possibile andare, e la Repubblica Democratica del Congo. Nella veglia di preghiera presso l'altare della cattedra nella Basilica Vaticana, il pontefice ricorda che Gesù sulla croce ha preso su di sé tutto il male del mondo, compresi i peccati che generano e fomentano le guerre, la superbia, l'avarizia, la brama di potere, la menzogna, ma è apparso di nuovo dicendo: pace a voi. Il Signore è risorto, abbatta i muri dell'inimicizia che oggi dividono i fratelli, specialmente nel Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo. Soccorra le donne vittime di violenza nelle zone di guerra e in ogni parte del mondo. Salvi i bambini che soffrono a causa di conflitti a cui sono estranei, ma che rubano la loro infanzia e a volte anche la vita. Quanta ipocrisia nel tacere o negare le stragi di donne e bambini. Qui la guerra mostra il suo volto più orribile. La preghiera del Papa è per coloro che ogni giorno si sforzano di combattere il male con il bene, con gesti e parole di fraternità, di rispetto, di incontro, di solidarietà, perché è chiamato attraverso il dialogo, il negoziato, a ricercare la pace. Il Signore conceda a tutti noi di essere artigiani di pace, lì dove siamo, in famiglia, a scuola, al lavoro, nelle comunità, in ogni ambiente, lavandoci i piedi gli uni gli altri, ad immagine del nostro Maestro e Signore. A Lui la gloria e la lode, oggi e nei secoli. Amen. Parole che sono balsamo per chi è in prima linea nel sanare le ferite di chi è toccato dalla guerra, dalla disperazione e anche dalla fame. Suor Judith Pereira è responsabile dell'Ufficio Internazionale di Solidarity with South Sudan, che ha promosso la veglia con il Papa. È stato un supporto enorme, perché loro ci domandano: non vi dimenticate di noi? È la domanda più grande che ci fanno ogni volta che andiamo. No? Quando diciamo: oh, la pace è difficile, ti dicono: no, verrà la pace. Loro hanno speranza e anche animo, più che noi, che lo vediamo da lontano. No? E riceviamo la fede, la pace da loro. E vediamo che sono gente che resistono, resilienti, che hanno il coraggio, che lottano ogni giorno per tutto. No? Questo ci dà molta forza a noi per continuare. Di una fede solida e di grande partecipazione alle funzioni religiose parla padre Bill Firman, direttore di Solidarity with South Sudan dal 2009 nel paese africano che ha raggiunto l'indipendenza nel 2011. La gente afferma: non ha perso la speranza nonostante le difficoltà, ama la propria autonomia. La situazione in Sud Sudan è piuttosto instabile, ma non è così drammatica come talvolta viene riportata dai media. È iniziata con due parti in disaccordo, è sfociata verso la guerra, ma effettivamente è più corretto parlare di un degrado verso l'anarchia, in cui nessuna delle due parti ha un controllo reale e completo. Le divisioni tribali si sono acuite, ma non è una situazione disperata. Ritengo si debba lavorare per una generazione di leader più consapevoli, e nelle nostre scuole abbiamo una scuola per preparare insegnanti, un istituto per infermiere e ostetriche. Gli studenti vengono da tutte le tribù, vivono e interagiscono insieme abbastanza bene e imparano non soltanto ad essere buone infermiere, ostetriche o insegnanti, ma a vivere in pace ed armonia, diventando amici e riconoscendo di condividere una comune umanità. And recognize they share a common humanity.